Il Kumbh Mela è una colossale festa popolare. Gli uomini santi per eccellenza, il cuore dell'evento, sono i sadhu. Hanno rinunciato alle cose del mondo per consacrarsi a Dio. Vivono per purificarsi e meditare, discutere di cose religiose, visitare i luoghi sacri, pregare, guidare il popolo, consolare gli afflitti, aiutare i bisognosi. Questa è la loro festa, celebrata con processioni e fanfare, balli e carri. Tra i sadhu si distinguono i naga. Vivono nudi e si lasciano crescere i peli e i capelli su tutto il corpo senza mai tagliarli. I loro vestiti sono stati distribuiti ai poveri o bruciati. Conducono vita eremitica e sono iniziati alle arti marziali in quanto difensori militanti della fede. Si spalmano il corpo con un impasto fatto di cenere e legno di sandalo che mantiene il corpo incorrotto e lo protegge dal caldo e dal freddo. L'ordinazione dei Naga è periodica, coincide ogni 12 anni col Maha Kumbh Mela. Una grande processione celebra la cerimonia di iniziazione terminando sulle sacre rive del Gange. Poi il Naga tornerà al suo isolamento. Da quel momento sarà un Naga regale, un vero eremita santo. Questo bagno di folla è per lui un evento straordinario, la chiusura di un ciclo di vita, l'addio al mondo, il rito della rinuncia, la consacrazione alla ricerca della verità. Il popolo segue le processioni, che si susseguono per giorni, senza parteciparvi, come spettatore, con curiosità, stupore, rispetto, col timore reverenziale che ispirano i personaggi d'eccezione, i sadhu, i naga. Travolti in un'atmosfera eccitata e concitata, rumorosa, di festa, increduli di essere lì, di assistere, di vedere una volta nella vita l'incarnazione della santità.